È atterrato alle 9.30 di questa mattina il primo aereo proveniente da Malta con a bordo una cinquantina di maltesi. Solo un'ora dopo era già pronto a ripartire con i primi turisti ragusani per raggiungere l'isola dei Cavalieri. Giornata storica per il territorio ragusano. L'aeroporto di Comiso infatti ha dato prova di avere tutte le carte in regola ed essere pienamente operativo. Non solo, lo scalo è pronto anche per gli atterraggi di emergenza come quello disposto dal Ministero degli Interni e riguardante il trasporto di 100 immigrati provenienti da Lampedusa diretti al centro di accoglienza di Pozzallo, come riferisce il presidente di Suoco, Rosario Di Bennardo. Stiamo testando anche il check-in, naturalmente il primo volo di linea è scheduato, ma sapete benissimo ne sono arrivati tanti altri, così come quello di ieri sera, che per noi è stato anche quello un momento di grande emozione, perché il governo italiano ha ritenuto idoneo l'aeroporto di Comiso e quindi tutto lo staff che e tutta l'organizzazione a ricevere un Boeing in condizioni d'emergenza. Questo è anche un premio al lavoro e ai sacrifici che ha fatto anche la società di gestione, perché il fatto che sia arrivato un Boeing, quindi uno degli aerei più grandi, a Comiso, in situazione d'emergenza, l'abbiamo gestito bene, quindi per noi questo è un motivo di vanto. Anzi, grazie a questo noi riteniamo di essere inseriti ancora con più forza tra gli scali di interesse nazionale. Ad agosto invece Tunisia. Proprio pomeriggio noi andiamo a Palermo per trattare direttamente con il direttore generale di Tunisair per iniziare con una charteristica ad agosto e poi iniziare i voli di linea. Intanto stiamo lavorando per la charteristica di agosto. Questa mattina al Vincenzo Magliocco c'era anche il sindaco uscente Giuseppe Alfano e il commissario straordinario della provincia regionale di Ragusa, Giovanni Scarso. La provincia è coinvolta in questa vicenda, in questa piacevole vicenda che vede la realizzazione concreta, vera, di un aeroporto che è all'avanguardia in Italia, insomma un nuovissimo aeroporto razionale, molto, molto bello, insomma molto operativo, perché diventa operativo da questa mattina in poi.